Buonasera, siamo qui a presentare il romanzo di Giorgio Ragucci Brugger, Theo Solvay, Ben Salem 2052, e devo dire che questo romanzo io l'ho letto e recensito anche, e mi ha fatto venire in mente vecchie letture, ad esempio Fahrenheit 451, direi di Bradbury, Orwell 1984, Anthony Burgess, Arancia Meccanica, Aldous Huxley, il Mondo Nuovo, ma poi ci sono ancora Philip Dick, Michel Houellebecq, Sottomissione, ad esempio, anche questo è, diciamo, un testo che si può annoverare nella letteratura cosiddetta distopica. Boalem Sansal, il titolo è 2084, la fine del mondo, io ce l'ho in francese, ma poi perché non ricordare anche Dissipatio, Humani Generis, di Morselli, che è stato uno scrittore molto sfortunato, molto suicida, come sappiamo, e dopo la sua morte tutti i suoi romanzi sono stati pubblicati e hanno avuto un buon successo di critica, di pubblico. Ecco, però non voglio attardarmi troppo, perché questa sera noi abbiamo l'autore presente e poi il dottor Renzo Carrozzini, psicologo, che è relatore, e poi una lettrice, la dottoressa Orietta Lunardelli, poetessa, la quale leggerà dei brani, i brani concordati, naturalmente. Ecco, prego, allora, secondo me. Allora, comincio io. Mi sento di invitare, se vogliono, per carità, i signori a venire un po' più vicini, perché così diventa più quasi amichevole l'incontro. Comunque, come volete. E Giorgio mi ha invitato a fare questo incontro, conversazione, no, con lui, come io ho accettato con molto piacere, anche perché ci conosciamo da un po' di tempo. Siamo nati a 4-5 giorni di distanza l'uno dall'altro, abitavamo da ragazzi in via Antonio da Trento. 7 giorni di differenza. E quindi ci conosciamo da sempre. E lì in via Antonio da Trento, laterale di Corso Bonadotti, allora era proprio una periferia. Sì. Periferia, anche perché c'era la ferrovia, il sottopassaggio che ci separava nettamente dalla città, e quindi noi vivevamo in questa specie di isolazione quasi del dopoguerra, che in qualche maniera, dopo qualche aggancio qui al libro lo faremo, insomma, no? Eravamo veramente sempre stati amici, quindi compagni di scuola alle elementari, alle medie, poi lui il classico, lo scientifico, e siamo venuti su e su. I nostri cani erano amici e nemici da piccoli, no? E quindi si giocava nel suo giardino, era un giardino bellissimo, mi ricordo i fiori a casa tua, no? Eccetera. Quindi voglio dire, non poteva non essere una conversazione tra di loro, no? Non potevo dire il professor Giorgio Brugger, no? Perché lui è stato professore, no? Per anni, e quindi mi fa piacere, ecco, che sia improntata in modo di conversazione, certo. Quasi questo, no? Certo. Il libro, quando l'ho letto la prima volta, l'anno scorso, quando tu l'avevi scritto, mi aveva preso dal punto di vista emotivo molto, perché è una situazione quasi di agonia, di una società, siamo nel 2052, no? Quindi, come giustamente diceva, no, chi ci ha presentato? Tugnoli, giusto? Sì, ecco, sì, adesso mi è venuto in mente. Che ci conosciamo anche. E, ecco, prospettata così avanti nel tempo, e naturalmente poi verrà spontanea la domanda che ti farò tra un attimo, ma sarà così? Tu pensi che sia così? Speriamo che sia così? Speriamo che non sia così? Ecco, no? Anche perché, dicevo, l'aggancio con la nostra infanzia
è ben diverso, no? Lì era il dopoguerra, c'era, cominciava in qualche modo i primi albori del boom economico, lentamente, erano tutti amici, c'era una grande solidarietà. Qui invece vivono, questo Teo vive in un condominio di 89 piani, ognuno in una sua stanzetta, con questo maxi schermo che è a parete, Max, si chiama Max, no? E, che dà le istruzioni eccetera, di cosa fare e cosa non fare, e quindi ben diverso dalla nostra realtà, dove ecco, si giocava con i cani la sera, avevamo la nostra banda, no? Si giocava la slitta con la neve, l'inverno, insomma, era un fiorire della vita. Qui sembra quasi, no? Allora un appassire quasi, no? C'è questo deserto, questo grande smog, l'aria è quasi irrespirabile, cioè. Quindi la prima volta che l'ho letto mi ha proprio preso, diciamo, dal punto di vista emotivo in maniera molto intensa. Le case si scolorano, la gente è vestita in un certo modo, con delle tute, poi vedremo, e invece allora era completamente diverso. Qui c'è questa prospettiva, no? E allora la prima domanda che faccio a Giorgio è proprio, questa è la simbologia, è anche una prospettiva futura, un'immaginazione del futuro in un certo modo, però rappresenta anche qualche cosa, perché il libro viene scritto oggi, diciamo, in questi anni, e quindi cosa può rappresentare, cosa ti ha stimolato, no? A scrivere, ecco, di questa aridità, di tutto che si scolora tutto, non solo l'ambiente, le case, le strade, i condomini, ma si scolora perfino la memoria, come vedremo, come leggerà dopo Serena, e si scolora la memoria, che quindi è un problema di oggi, è un problema che andrà sempre, al quale andremo sempre più avanti. Porto via ancora un minuto, Gianni. Perfetto. Per dire, io ho qua questa biro con la quale prendevo gli appunti, l'associazione Alzheimer, io faccio parte dell'associazione Alzheimer da anni, e noi vediamo come negli anni il problema della malattia di Alzheimer, quindi che riguarda anche, non solo, ma riguarda anche la memoria, è un problema che con l'allungamento della vita media si presenta sempre di più, e purtroppo anche sempre più precocemente. Prima si parlava dai 75 anni in su, poi dai 70, adesso si parla dai 65, cioè, e la vita nel frattempo sembra allungarsi a 80, 82, 83, 85 anni, quindi è un qualcosa che si scolora anche dentro nell'uomo, nell'animo, solo nella memoria, e quindi la domanda non è semplicissima, però è questa, e penso che sia una domanda importante da fare lì. Grazie Renzo. Allora, prima di tutto ringrazio il Presidente dell'Associazione Rosmini dell'Accoglienza. E tu hai detto una cosa, io non ho preparato niente, perché noi di solito parliamo così a braccio, perché ormai è una vita che ci conosciamo. Tu hai detto del dopoguerra. Chi è che pensava che avremmo un altro dopoguerra? Io sono rimasto sgomento di quanto succede adesso, anche perché avendo fatto filosofia e scienze politiche, e soprattutto avendo studiato i filosofi nell'ambito della scienza politica, Adorno, quando nel 1945, dopo la seconda guerra mondiale, dice: dopo l'olocausto non ci sarà possibilmente una cultura che riesca in qualche maniera a dimenticare o quantomeno a correggere gli errori passati. Arrivi al 2022, io ho scritto il libro prima della pandemia e prima della guerra in Ucraina, io sono rimasto sgomento. Allora, non voglio essere pessimista, certamente un primo giudizio che ti viene a fare, ma cosa abbiamo desunto dal Novecento? Il Novecento è un secolo, Oxfam dice il secolo breve, ok, breve,
non ha importanza, è un secolo di fallimento in tutti i sensi, perché abbiamo il crollo totale delle ideologie. Consideriamo nel dopoguerra, la guerra fredda, comunismo, democrazia, il pensiero liberale è sempre stato più o meno al bando dei grandi pensieri, una via di mezzo che però era forse per gli eletti, perché il pensiero liberale è molto difficile da applicare, anche in senso politico. Dopo centinaia di morti che noi contiamo nel dopoguerra, con questo risultato voglio dire che c'è qualcosa che non funziona a livello dell'umanità. Cioè, io voglio dire, nel mondo vivono persone buone e persone cattive, ma dobbiamo sempre fare il conto col potere politico, questo è il discorso. E quindi anche le costituzioni, i grandi messaggi politici, penso alla dichiarazione del cittadino dell'uomo dell'ONU del 48, fratellanza, no? Che poi tira e ritira, è quello il simbolo e il proclama della rivoluzione francese, poi delle due rivoluzioni francesi poi posteriori del 48 e del 71 con la comune, voglio dire, già abbiamo tutto, cioè abbiamo due secoli di preparazione ad un'umanità che potrebbe progredire non solo nel benessere, ma nella civiltà. Questo dobbiamo suddividere civiltà e benessere. Noi nel 2000 iniziamo con il benessere economico, che significa liberismo comunque, che non è poi il massimo, con una crisi anche finanziaria del 2008 veramente spaventosa, abbiamo alle spalle una situazione che indubbiamente non fa progredire l'umanità in termini di civiltà. Non solo, ma se noi guardiamo tutto il pianeta, ma è mancato fondamentalmente una equiparazione, una distribuzione del reddito per quanto riguarda le popolazioni africane e asiatiche, che sono rimaste a palo. Allora, diciamo che la civiltà, l'unica civiltà, cioè, è quella occidentale, ok? L'Occidente sono gli Stati Uniti e l'Europa, gli Stati Uniti che erano in 44 con Bretton Woods, cosa ha detto? Il gold standard del dollaro, mi becco l'Europa, mi becco il mondo, domino il mondo dal punto di vista politico-economico, e si è visto la seconda guerra cosa ha fatto, no? Chiaro, un braccio di ferro, tenace con l'URSS, con poi che cosa? La vittoria di nessuno, la vittoria di nessuno. Quindi il libro è una provocazione, se vogliamo, come dire, cos'è che è fallito? È fallito il governo migliore? Il governo migliore è la democrazia, non c'è dubbio. Non c'è una forma di governo superiore alla democrazia. Però bisogna vedere cosa si intende per democrazia. Questo è il concetto base. Allora, se noi limitiamo il concetto di democrazia ai grandi manifesti, alle costituzioni, anche le leggi ordinarie, l'ordinamento giuridico nel complesso, i codici, tutto quanto, abbiamo una perfezione per quanto riguarda la legislazione degli stati europei e anche magari anche degli stati extraeuropei che hanno copiato un po' dall'Occidente. Ok, ma l'applicazione, concetto di rappresentanza, che il popolo è sovrano, dov'è che è sovrano il popolo? Nelle libere elezioni, ok? Nelle libere elezioni, quando tu nomini per rappresentanti politici, dopo questi non rispondono alle esigenze effettive del popolo sovrano, è questo il problema. Ed è il concetto, fra il resto, di trasformismo parlamentare, fra il resto del De Preti, sono ancora nel 1800, la prima sinistra italiana. Come? Io nomino, voto determinati rappresentanti, all'interno poi del Parlamento si mescolano le carte e ti trovi di fronte magari ad una rappresentanza che tu non hai votato. Quindi il concetto di democrazia va veramente rivalutato. Una nuova cultura politica significa ripristinare, correggere eventualmente i termini di questa democrazia, perché così in astratto non funziona. Quindi
il libro partiva da questo tipo di ripensamento. Una fonte valida l'ho avuta da L'uomo ad una dimensione di Marcuse del 64, in cui profetizzava già nel 64 un regime totalitario tecnologico. E qui è la differenza rispetto alle dittature classiche, nazifascismo e stalinismo, in cui questo tipo di regime può andare benissimo d'accordo col pluralismo di partiti, quindi in un regime di democrazia. È questo che noi ci avviamo in un percorso che purtroppo è questo. Fra il resto, il regime totalitario tecnologico è un potere invisibile. Certo. Mentre tu hai un Mussolini e un Hitler che in qualche maniera, o anche il Putin, che si potrebbe anche ammazzare volendolo, cioè un cecchino lo fa fuori, cioè il dittatore va eliminato, è chiaro, e la storia ce l'ha insegnato, prima o dopo bisogna eliminarlo, perché è contro l'umanità. Io non voglio sentire parlare di crimini civili quando sappiamo che tutte le guerre comportano queste criminalità. Dico semplicemente che è una dittatura che giorno dopo giorno matura pur in un assetto di democrazia, cioè mancano quelli che sono i connotati della classica dittatura, cioè il carisma di uno solo, il fatto di una visione oggettiva della realtà, eliminando il pluralismo di partito e delle associazioni, un'economia autarchica che non c'è, cioè ogni paese pensa, e l'unica connessione è appunto la comunicazione, e il guardiano applica il maxi schermo in modo che il pensiero collettivo sia un pensiero non più individuale, bensì collettivo, uniformato, intelligenza collettiva, esatto, sì. Quindi questo è cioè una crisi della democrazia che comporta via via non solo una disgregazione della democrazia, ma anche male sociale, che questa società imbevuta di un benessere diffuso, sempre più diffuso, manca di uno spirito collettivo di solidarietà, di amore, di comunicazione sociale, come quando noi avevamo le classi sociali, contadini, artigiani, commercianti, che si confrontavano dialetticamente, perché dialetticamente hai la civiltà, hai una verità che tu puoi comunicare naturalmente confrontandoti civilmente, questa non c'è più. Questo è il problema grosso. Tanto è vero, poi, e finisco, c'è un altro problema, cioè la distanza, si usa un termine di scienza politica, paese reale, paese legale, cioè il paese legale che sono le istituzioni del paese reale che è la società. Questa è una distanza sempre più enorme, c'è una frattura che si allarga giorno dopo giorno. C'è un bellissimo esempio che fa un filosofo francese che dice: vediamo un po' la corrente di un fiume, la corrente dell'Adige, tu vedi in superficie che è la corrente veloce, sotto nel letto del fiume l'acqua è quasi ferma. Allora l'acqua ferma è l'istituzione, il flusso della superficie è veloce, è la distanza fra società, e questo noi stiamo assistendo. Quindi, e fra questo appunto ne hai anche delle prove notevoli su quanto è il comportamento sociale, cioè veramente non c'è più la patria, già la nazione comincia a scomparire, perché c'è un'Europa che detta legge e canoni di civiltà e di economia alle varie nazioni, no? È un tutt'uno. Quindi anche questo scompare, cioè scompare il concetto di comunità, di regionalismo, di provincia, di comuni, cioè di un assetto che una volta era più unito. Quindi non voglio essere pessimista, però se guardi la realtà, in fondo è questo. Grazie, Giorgio. Io direi entriamo nel libro. E quindi diamo la parola a Serena. Non è Serena, sai. No, lì, ho sbagliato. Lui sta di Serena, è Serena. Sì, infatti. Non dica Serena. Prima funziona qui? Sì. E prima di iniziare a leggere, io ho scelto
alcune letture, brevi passi per non svelare troppo, no? E volevo solo fare due parole, dire anch'io una breve cosa su Giorgio. E io, a differenza tua Renzo, lo conosco da poco tempo, da qualche anno, e l'ho conosciuto ad una presentazione del suo libro, che non era questo, ma era un libro di poesie, Il Vagamondo, in un circolo culturale a Mattarello, Circolo Culturale Ipazia. E sì, era un libro di poesie e mi ha subito, io ero seduta in fondo perché a me piace sempre sedermi in fondo, no? Perché mi piace avere la mia dimensione, ascoltare in modo insomma attento. E mi ha colpito la poesia, c'era un verso sulla poesia che parlava del papà, e quindi mi sono sentita un po' coinvolta. Allora, poi abbiamo scambiato alla fine della serata qualche parola e da lì è nata questa amicizia. E mi ha subito colpito il suo modo di scrivere, perché lui scrive in questo modo leggero che però scava in profondità. E quello che poi, leggendo altri suoi libri, mi ha proprio colpito, è anche una forma mia di invidia, diciamo, è questa sua ricchezza nel spaziare, nell'arrivare proprio a toccare diversi contesti. E qui mi fa anche un po' rabbia, perché vorrei anch'io essere così, no? Anche se so che questo, insomma, sono anni di sacrificio e di studio. E lui è proprio, ha questa ricchezza, questo è come un motore di ricerca in carne ed ossa, tu pigi il bottone, tu chiedi e ti dà le risposte. E il libro mi è piaciuto subito, tantissimo, io soprattutto nella lettura iniziale mi sono sentita subito coinvolta col protagonista. E quindi adesso ve la vado a leggere, anche perché penso che l'inizio di un libro sia come un po' un battesimo, no? Poi ti apre quello che è insomma lo scorrere, la trama e la storia. Quindi vi leggerò il risveglio, però mi metto lì. Sì. Ecco qua. Qua se ma ho questo gelatino, va bene? Okay. Allora, sì, sentite? Il risveglio. Apro gli occhi, sono sveglio. La mente assopita si carica a fatica attimo dopo attimo. Non provo particolari sensazioni, solo un forte senso di nausea. Sono solo, stanchissimo, pur stando a letto non so da quanto tempo. Il corpo esausto, le braccia inerti, la testa pesante. Cerco di capire dove sono. Giro la testa di qua e di là, gli occhi scrutano smarriti le pareti. Lo spazio si copre di oggetti che non mi appartengono. Realizzo che si tratta di una stanza. La stanza è bianca, il letto è bianco, le pareti, il soffitto, l'intero spazio è racchiuso nel bianco. Il tempo inizia a scorrere interrotto da un sonno all'altro, dalla luce al buio, nulla mi distoglie dal bianco. Intanto mi groggio dal tepore del mio corpo. Me ne starei così l'intera giornata, invece una voce al mio fianco mi dice di alzarmi. Qualcuno tiene in braccio una tuta gialla. Il giallo stona con il bianco, è un colore forte, una macchia gigante. Il tipo me lo porge, mi dice di alzarmi, poi se ne va. Mi alzo lentamente e indosso la tuta. Il tessuto è ruvido, mi dà subito fastidio, mi spoglio. Caccio la tuta sul letto, rimango seduto nudo sul bordo del letto e aspetto. Non ho nulla da fare, continuo a pensare, non mi viene in mente nulla di sensato. Tutto chi sono. Osservo la vetrata, oltre la vetrata il cielo, matura l'idea che i pensieri abbiano la stessa consistenza delle nuvole. Proprio così, le posso vedere stando a letto, le seguo nella loro andatura celeste, mobili, discrete, imprevedibili. Sono inconsistenti nella loro realtà evanescente. Soffro di emicrania, i pensieri troppo forti mi fanno male, vorrei stare a letto, eppure devo alzarmi. L'ha detto quel tipo che ha portato la tuta gialla. Sono pigro, molto pigro. Una volta in piedi gironzolo, copro lo spazio della stanza. La conosco bene. E come la conosco? Non ho altro negli occhi.
e poi questa parete, le sue voci continue, alte, basse, silenzi improvvisi e poi rumori, suoni indistinti, da dove vengono? Una parete che parla? Quando sono in piedi la parete riflette immagini in movimento, ci sono persone che si muovono, discutono, oppure stanno sedute e parlano, quanto parlano, non smettono mai. La parete parla, non posso farla smettere. Celeste mi ha detto che devo spegnere le immagini della parete, è severamente proibito. Ecco, io mi fermerei qui. Io avrei già due domande da fare. Allora, la prima, lui lo sa però, la prima è questa. Perché hai scelto, allora noi scopriamo questo risveglio di Teo, che è il protagonista del libro. Allora, perché tu, Giorgio, hai scelto proprio la figura del filosofo? Sì. Perché, cioè, io posso immaginare che è la figura che più ti appartiene, però tu sei tanto altro, nel senso che sei poeta, sei scrittore, ami la musica, conosci tutto sulla musica. Beh, abbastanza, sì. E poi, se vogliamo dirla, anche un campione di bocce, tifoso dell'Inter. Quindi questo non so chi lo sa, però... Il tifoso dell'Inter? Dell'Inter. Nessuno è confermato. Ecco, io volevo... Perché il filosofo? No, a me fa piacere il fatto musicale, perché in effetti io... Non è presunzione, non lo so se da chi l'ho ereditato, ma io... sento una nota e ricordo le 32 sonate per pianoforte di Beethoven, le conosco a memoria, cioè voglio dire, ma non è presunzione. C'è scritto anche un libro sopra. Sì, un saggio su Beethoven, sì. E non lo so, è una cosa che mi prende, ascolto musica tutto il giorno, è un elemento che mi costituisce, non lo so, dalla nascita, per cui forse anche mia zia soprano mi ha dato il là, no? Però mi fa piacere che riconosci questo. Beh, il resto poi nella scuola classico che abbiamo fatto, tu hai fatto il scientifico, Renzi, il classico, io mi considero uno degli ultimi umanisti perché facevamo tutto, dalla letteratura greca, latina, alla storia dell'arte con ottimi professori, filosofia, scienze, ma soprattutto classico. Le materie umaniste erano 9 esami pesanti, ricordo Prati che ho presentato l'Antigone di Sofocle quasi a memoria, sbagliavo in Auristo, andavi a ottobre, cioè, veramente io purtroppo lo devo ammettere al pubblico, ci sono delle notti che mi sogno ancora l'esame di maturità, è proprio una cosa, cioè tu che sei psicologo puoi capire cosa succede. Dopo arriveremo sui soldi. Sì, ma fra resto mi trovo un grande anziano fra i ragazzi che sono, tu cosa ci fai qua? È una bastonata ogni volta, no? Però insomma questo è l'aspetto negativo, quello positivo, che insomma ti preparavi ad avere una cultura notevole, perché la cultura, l'ho detto sempre anche Orietta, la cultura non è mai erudizione, non deve essere mai erudizione, so questo e so quello, è una cosa che tu prendi, fai tua, la trasformi con la tua persona, con i tuoi sentimenti, è caratteriale, e dopo hai questo tipo di cultura che ti appartiene perché l'hai già trasformata dentro te stessa, quindi è qualcosa che vive. Non è memorizzazione di concetti, la filosofia l'ho studiata al classico, cercando nelle definizioni piuttosto difficili, perché ha una terminologia particolare, cercando di farle mie con le parole mie. Ho sudato parecchio a fare questo tipo di operazione, però non volevo cadere nel tranello di dire sa memoria, no? Perché è una cosa brutta, insomma. Ogni cosa deve essere personalizzata. Noi siamo i soggetti. Soggetti della vita vuol dire vivere autenticamente la propria vita per quello che sei. E io dicevo, con Rita siamo molto amici, e parlavamo appunto quando ci siamo conosciuti, ci sono stati anche dei contrasti. E io da lei ho capito una cosa, che magari ho maturato con la mia età,
che spesso e volentieri i difetti non sono negativi, perché dai difetti puoi imparare, dagli errori c'è anche la verità. E questo è stato perché ci sono state le cose abbastanza brusche. Beh, dopo, riflettendo, Dio deve usare la testa e il cuore per arrivare a queste soluzioni, altrimenti sei uno scioccolo, quantomeno vanifichi i buoni incontri, le amicizie, i buoni sentimenti, è chiaro. Adesso non ricordo più la domanda. Perché hai scelto la figura del filosofo? Ah, è il filosofo. No, il filosofo, a differenza del musicista, del pittore, sono anche, gli artisti sono fatti a modo loro, no? Nell'Ottocento, a me piace quel dipinto di Gaspar Friedrich, il viandante, no? Vestito in marsina, lo vedi di spalle, un mare di nuvole, no? Questo bastone che ama l'infinito, viene a pensare all'infinito dei leopardi, è tipico romantico, che forgia il mondo, che la trasforma, no? E quindi l'artista romantico è sempre un personaggio molto forte che non si adegua mai alla normalità. Chi è che ha mai visto un grande genio normale? Ma è impossibile, è impossibile. Cioè, le regole possono servire per il quotidiano, mangiare, bere, stare in famiglia, la consuetudine, le regole di vita come sono le regole del codice penale o civile, ok? Ma questa non è tutta la vita. La vita interiore ha bisogno di libertà, di spazio, ha bisogno di costruire te stesso nella maniera in cui tu senti di essere. E l'arte, la musica, la filosofia comporta questo tipo di procedura di maturazione e di soddisfazione di te stesso, perché poi se noi guardiamo la filosofia ti pone dei quesiti insolubili, che cos'è la vita, chi è che risponde cos'è la vita? Io posso studiare il buddismo Zen, di cui sono affezionato, dice la totalità della natura, l'immedesimazione, l'illuminazione, tutto quello che vuoi, bellissime cose, opto magari per una soluzione di questo tipo piuttosto che la razionalità occidentale, per cui se io guardo un fiore, il buddismo dice io mi immedesimo nel fiore, invece Tennyson, quando guarda, lo strappa addirittura dalla fessura e vuole sapere come è fatto, perché se so come è fatto il fiore conosco Dio e l'uomo, sono delle bacianate enormi, tu intanto violenti il fiore strappandolo, no? Mentre l'Occidente ha questo tipo di immedesimazione che a me piace molto. Voglio dire, filosofo, posso dirti che un filosofo non è come comunemente si crede uno che ha la testa nelle nuvole, cioè che, non so, tipo si parla appunto di romanzo distopico, però anche c'è il romanzo utopistico, Sant'Agostino, Città di Dio, oppure Bacone, Nuova Atlantide, Tommaso Moro con l'utopia, ma ci sono tanti scritti utopisti di governi impossibili, fra l'altro sono tutti utopisti che prevedono l'abolizione della proprietà privata e la fratellanza universale, immaginarsi se non è un'utopia questa, voglio dire, non è un filosofo utopista necessariamente il filosofo, perché il filosofo per Platone è quello che governa la polis, viva Dio, cioè ha una onestà di base, una competenza che la chiama virtù, una competenza di immateria da governare, quindi non è uno stupido, fra l'altro non prende un becco di un quattrino, perché è soltanto votato all'amministrazione. Il filosofo è un personaggio legatissimo alla propria idea, non c'è dubbio su questo. Legatissimo alla propria idea, perché qualsiasi sistema filosofico è un sistema filosofico che è quadrato, è una bomba, perché se parliamo di Kant, che è forse il filosofo più quadrato che ci sia, ti trovi di fronte a un sistema inossidabile, perfetto, no? Un'analisi sia nella morale che nel problema della conoscenza che è veramente eccezionale, uno spartiacque fra due civiltà, quella chiamiamola medievale e apre la modernità, come in musica Beethoven nei confronti della tradizione illuminista, insomma, chiaro, del rococò. Quindi è un personaggio che non rinuncia alla propria idea. E come è possibile allora che il guardiano possa domare
Teo. Tanto è vero che ci sarà l'interrogatorio e dire tu o firmi per il pensiero collettivo, quindi abbandoni la tua libertà di pensiero, oppure quella è una nuova fonte dove ti pestiamo forte finché non accetti questo nuovo regime di comportamento sociale. Posso dire solo ancora una cosa? Volevo chiederti, fatto questa bella domanda che sai che a me piace, parlavamo anche prima, no? Del risveglio, perché in questa lettura qua c'è questo uomo che si risveglia e non sa chi è. Allora, mi viene da pensare, cioè, questo risveglio personale può avere un collegarsi con un risveglio sociale? Cioè, quale peso può e o importanza può avere un risveglio personale in un risveglio sociale e quanto un risveglio sociale può dare importanza a un risveglio personale? Perché nel libro il risveglio personale qui viene tarpato, insomma. Quindi adesso anche nella situazione attuale, come la vivi te questa parola? Ma guarda, e cosa intendi? Sì, me l'hai fatta tante volte, probabilmente mi hai messo anche in grosse difficoltà, no? Perché io posso dire un risveglio mattutino, che è quello normale, un risveglio da un coma profondo, un risveglio letterario che è Kafka con la Metamorfosi, sì, che è un risveglio meraviglioso, cioè, fra il resto non trovo, perché ci sono state tante cose scritte sulla Metamorfosi, quando uno può immaginare una cosa di questo tipo per puro divertimento, anche la letteratura è divertimento, tutto sommato. Cioè io, bellissimo, mi trasformo. C'è stata una signora che mi ha detto che, essendomi io vaccinato, entro 5 mesi mi trasformavo in un alligatore. No? Sì, ma sono passati, ma gli ho dovuto mostrare le mani, no? E gli ho detto, guarda, insomma, io spero di no, ma gli dico, siccome c'è Tiziana che ha giù la piscina, dico, nel caso mi butti nella piscina e metti su una bella targhetta alligatore filosofo, qualche 50 euro di entrata e sono a posto, no? No, l'ho presa in giro, insomma, dico, arrivare a sto punto qua, ma dico, ci sono, ecco, il risveglio, secondo me è un risveglio, per arrivare a quello filosofico, un risveglio artistico, come tu hai fatto 2 anni fa, quando ti sei messo a scrivere le poesie. È un risveglio da una situazione anche probabilmente di difficoltà, cioè di problemi familiari, cerchi una via di fuga, cerchi di vedere un po', di resistere a determinati problemi che hai scrivendo, perché scrivere è sempre una liberazione comunque, quindi è un risveglio senz'altro positivo. Ovviamente non è che puoi scrivere immediatamente come Proust o che dirti, o Giacomo Manzoni, no? Voglio dire, però devi correggerti, devi rivedere tutto quanto per avere già una bella soluzione. Per quanto riguarda invece il risveglio, ma io il risveglio collettivo, individuale dal collettivo, io lo vedrei fatto da una minoranza. Cioè io vedo nel filosofo rivoluzionario, ci sono stati, Marx per dire, primo che mi viene in mente, oppure lo è stato anche in una certa misura Jean-Jacques Rousseau, che io ammiro moltissimo, anche se la sua dottrina politica è molto ambivalente, però ci sono delle cose assolutamente, pur essendo discutibili, accettabili sotto il profilo proprio del concetto di volontà generale, che è molto interessante, ma colui che si risveglia da un'epoca che deve in qualche maniera mutare, che è il passaggio proprio dall'epoca medievale dell'aristotelismo a tutti gli effetti al pensiero libero, al pensiero dell'illuminismo, in cui diciamo, i canoni stabiliti della tradizione vengono superati dal pensiero di Voltaire, di Rousseau, di Montesquieu per quanto riguarda le leggi. Sicuramente questo è un risveglio, di un filosofo letterato che mette in tavola delle carte nuove. Guardate, così non può andare, sempre comunque, sempre in concomitanza con gli eventi storici. C'è prima l'idea o prima il fatto?
Io credo che non c'è né una né l'altra, ci sono delle concomitanze fra gli eventi storici e i fatti proprio veri e propri e l'idea che viene matura. Non è che l'idea produce il fatto, è probabilmente complementare all'evento storico. Per cui la rivoluzione francese non è nata dall'illuminismo, secondo me. Ci sono filosofi che hanno scritto delle cose che probabilmente andando pari passo con gli eventi, per dire, non so, dell'Assemblea Generale, della borghesia che prende il posto della nobiltà e del clero, chiaramente c'è questo movimento che è un risveglio comunque di una classe sociale, in questo caso della borghesia nei confronti degli altri due stati. Io ti chiedo perché secondo me li amano. Ecco, a posto. Allora, porto un po' avanti. Allora, questo Teo si risveglia in questa casa, in questo enorme condominio di 89 piani, in questa stanzetta tutta bianca, con questo maxi schermo, e si rende conto che in quel condominio, vado un po' avanti adesso, ci sono, diciamo, si può dire rinchiusi, Giorgio? Sì. Cioè, rinchiusi, poeti, musicisti, scrittori, filosofi, pittori, cioè tutta, in qualche maniera, il genio artistico è tutto rinchiuso lì dentro e non si possono quasi parlare uno con l'altro, ci sono delle difficoltà di comunicazione, appunto. E c'è qualche signorina che va dentro nelle stanze, tipo un'infermiera che in qualche maniera li assiste un po', però ecco, e come esco, quando lui esce Teo poi da questo condominio, entra in strada, la gente lo guarda con sospetto, lui guarda con sospetto gli altri, cioè siamo anche, c'è questa specie di grande fratello oltre a questa parete, questo Max che ci dà le istruzioni per l'uso, per come vivere e cosa fare con questa idea di intelligenza collettiva che ognuno deve seguire. Chi non segue queste regole in qualche maniera viene deportato, adesso io sintetizzo un po', nel deserto che c'è a fianco di questa città particolare, e nel deserto lì vengono abbandonati e molti muoiono, molti si, insomma, in qualche maniera cercano di sopravvivere, ma insomma non è un bel vivere là, no? Teo piano piano si risveglia, il tema del risveglio è un tema bellissimo, ci sono dei libri risvegli proprio dal punto di vista anche psicologico molto importanti e molto interessanti. A me dal punto di vista psicologico è interessato molto il fatto che a un certo punto anche Teo incomincia lentamente a rivedere qualche cosa della sua vita, qualche sprazza, e il primo ricordo che gli viene in mente, guarda caso ne parlavamo prima appunto, la scuola, no? Come riferimento importante, come quasi ancora di salvataggio, come ancoraggio, no? La scuola. No? Quindi quando noi tutti eravamo bambini, ricordi, se noi ci pensiamo, no? Tante volte quando, ecco, nella nostra professione si chiede alle persone che vengono da noi, e qual è il primo ricordo che hai della tua scuola? Te lo ricordi il primo giorno di scuola? No? E quindi qui c'è la scuola. Allora, già qui, no, in parte hai risposto, voglio sollecitare, no? E poi l'altro tema che è venuto fuori più volte è il tema delle nuvole. Che no? Sono già all'inizio. Le nuvole abbiamo già citato alcune, ma le nuvole a me fa venire in mente subito Aristofane, chiaramente tu lo sai meglio di me, no? Nel passato, nel mondo greco, e che era questo nuovo modo quasi di rivedere la società, e che cambia, no? Come cambia le nuvole, noi vediamo nelle nuvole, proiettiamo le nostre fantasie, vediamo delle figure che magari io vedo e lei non vede, tu, e sì, viceversa, no? Ma mi ricorda, mi fa venire in mente anche Fabrizio De André, no? Con la sua musica poetica, no? Questo CD intitolato Le Nuvole, e questo mondo, e lui cerca piano piano di uscire da questo torpore, da questa disgregazione, da questa grigiore anche mentale, aggrappandosi ai ricordi, e tramite i ricordi lui ricostruisce. Appaiono delle figure, e molto importanti sono poi anche le figure femminili del libro, e forse tu dopo mi dirai sì, qualcosa. Sì.
tanto importanti che, adesso io non voglio dire com'è, ma che se li porta dentro fino alla fine, certo. Teo, no? queste figure femminili. No? E allora il rapporto con se stesso, ma che si rispecchia con la realtà esterna, con le nuvole, quel mondo che c'è in giro, è qualcosa che è immutato, di immutabile, che si scolora, ma nel contempo che continua a cambiare nelle certo. nuvole. No? Quindi davvero se noi pensiamo alla nostra vita, noi siamo così, no? Siamo in continuo cambiamento, anche qui era Eraclito ce lo diceva, eccetera. Sì, e quindi siamo in continuo cambiamento. Allora chiedo a Giorgio, che ha una bellissima scrittura, il libro è scritto, come dicevo, la prima volta mi aveva colpito perché questo ambiente così desolato aveva un po' scioccato, diciamo, e poi nel rileggerlo invece ho apprezzato molto di più, una bella scrittura, ma ha sempre scritto bene Giorgio, no? Nelle sue poesie, negli altri romanzi, no? E poi ecco, c'è questa musicalità, c'è dentro anche nel libro, non è capace lui di scrivere qualche cosa senza in qualche maniera infilarci dentro la musica. Una delle personaggi femminili è la ballerina, no? Che in qualche maniera ecco, ci dà anche a noi, quasi ci invita quasi a muoverci, a ballare, no? Allora, Giorgio, in base a questo, no? La scuola, le nuvole che cambiano, i riferimenti alla musica, è proprio la vita comunque, sembra che non ci sia, ma c'è dentro questa vita, come è così, insomma, no? È vero. Siamo così anche noi, proprio loro, no? Sì, per dirti, non ci conosciamo da una vita, e quel che rimane a quest'età è quello di aver vissuto senza chiederci tante cose inutili e di aver contratto delle amicizie e aver avuto dei rapporti sinceri, autentici, magari sbagliando, ripeto, però l'amicizia è una fede, cioè una fede è tutto ciò che fai bene e cerchi di farlo, ecco, questo sì, adesso ti rispondo, tutto un po', e di farlo nel migliore dei modi. A scuola, alle utenze, sentivo dire a mia mamma, lei è intelligente, non è scemo, però dovrebbe avere più volontà. Era abbastanza frequente. Volontà è un termine che si usa pochissimo. E io che facevo anche la maratona di 42 km, se tu non hai volontà non fai neanche 100 metri. Ma scusa, e perché dicevano così di te, che dovevi avere più volontà? Ma probabilmente perché studiavo male. Perché pensavi a troppe cose. Esatto. Avevi una mente già che spaziava, sicuro. È vero. C'erano già le nuvole che... Allora quegli allievi vengono visti come... i diversi, no? Gli strani che galleggiano tra le nuvole. D'altra parte poi sei andato a studiare filosofia, quindi già allora... Sì, no? è vero. Ecco, adesso, brava Maddalena, mi hai dato lo spunto che vorrei rispondere proprio a Renzo su questo. Il primo giorno di scuola io mi sono sentito male, perché l'asilo lo marinavo, no? Ma e poi c'era una suora che ci sputava dentro nel piatto, ma che mi facesse tanto wow. piacere, no? Cioè voglio dire, allora sei ben com'era, va bene, ok. No, il fatto di trovarmi ecco, davanti alle Sanzio con tutta sta gazzarra, no? Venendo dal giardino che tu hai nominato di Piazza della Trento, dove ero lì in un osido, sembrava di essere non so dove, cioè come si giocava le scodelette, palline, quelle robe lì, cioè nell'ambito anche del gioco delle bocce del Stoffella, se ti ricordi. Certo. Io ero in un mondo dorato, proprio bello, stavo benissimo, non facevo niente, cioè, stavo bene, trovandomi di fronte a tutte queste ragazze così, che schiamazzavano, no? E dico, ma io cosa ci faccio qua? Non ero pronto a unirmi al gruppo. Perché stavo bene così da solo,
per me è stato veramente un... Come Teo. Come Teo, non era esatto. pronto a unirsi a quel non era, gruppo, non era cioè, pronto, per esatto. fortuna non era esatto, pronto a unirsi esatto. a quel gruppo. Lo so che è sicuramente un grosso difetto, in effetti probabilmente i nonni, mancando io di papà, i nonni non mi avevano predisposto a questo tipo di prima esperienza sociale, chiamiamola così, per cui può darsi che avessero anche in fondo una certa responsabilità in questo, però anche me l'avessero detto non sarei cambiato. E non che io odiavo i miei compagni, ma anche in banco, con questo qua, che magari si sbrodolava addosso, soffiava, mi faceva quasi un po' di repulsione, no? Sì, sì, cosa sì. ci fai? Poi dopo mi fregava la gomma, una roba del genere, che io non avrei fatto. Lo facevo tutti, No, cioè una roba, mi dico, ma in che mondo sono, cioè è questa la scuola che dovrei, dalla quale dovrei imparare qualcosa? C'è stato veramente una difficoltà. Da questo punto di vista dopo è chiaro che ci sono momenti in cui sì, si sì. E poi ecco adesso tornando prima ho nominato questo nostro maestro che almeno io ho amato tu anche forse Frisinghelli sì, no? ricordo, sì. che ci leggeva alla fine se eravamo stati bravi gli ultimi 10 minuti ci leggeva il text di i fumetti e ma ricordo che avevamo il nostro catechista di allora, Don Marcolla, se te lo ricordi, che aveva l'indice lungo da qua a là, nero, e che se uno li faceva mettere le mani sul banco, tarda, e ce lo ricordiamo ancora. Ecco la scuola di allora, diciamo, no? Adesso va in galera, se adesso, non va in galera. Però, giustamente, c'era. Secondo me, no. anche va in galera. Però comunque lui dice che era un po' isolato e io non lo ricordo così isolato Giorgio perché comunque ripeto lì era tutta una banda lì a Cristo Re a Trento la zona nostra poi di Cristo Re eravamo tutti amici tutti cugini diciamo tra virgolette no? E quindi giocavamo tutti assieme no? a palle di neve a indiani cowboy queste cose qua no? quindi non c'era il deserto. Qua nel libro invece ai margini della città, cioè noi eravamo ai margini di Trento, della città di Trento, e c'era un brulicare di vita in realtà, qui nel libro ai margini c'è il deserto. Oggi 27, mi sono segnato, oggi 27 giugno 2022 è la giornata mondiale contro le desertificazioni. Come oggi 27? Oggi, 17, scusa, 17, sì, ho detto 27, 17. E contro le desertificazioni, quindi quasi non come dire, ecco, dobbiamo stare attenti a non desertificare non solo il pianeta, il mondo, le deforestazioni, eccetera, ma l'animo, torniamo a noi stessi, no? Questo che non dobbiamo desertificare, quindi dobbiamo creare relazioni, amicizie, no? Sforzarci, è quello che diciamo poi sempre ai pazienti, insomma, in pratica, no? E quindi ecco, dobbiamo farlo questo perché se no si rimane davvero chiusi in un angolino, isolati no? e non c'è più comunicazione. Certo. No? Tant'è vero che ecco, il pensiero di Teo va spesso a ricordare anche qui la mamma, no? va spesso a ricordare la sorella, beh c'è la sorella, vabbè, c'è, no? sì. Il fratello, cioè il fratello Giulio, no? quindi la famiglia in qualche maniera, anche se anche qui un po' smembrata, ma c'è, no? E poi ecco, no? quindi è importanza della famiglia, dei legami. No? Sì. Infatti io volevo collegarmi proprio alle figure femminili e volevo leggere un breve passo su Rose, proprio perché poi volevo chiedere a Giorgio non di raccontarci tutte le figure femminili, perché altrimenti arrivi a questa tua sindrome associativa che stiamo qua ore e ore e non no, e poi siamo fuori tempo, no? È che io apprezzo però. E perché volevo che ci almeno ci raccontassi un po' di Rose che rappresenta un po' il bene del libro e magari la figura più vicina. Perché è un legame di sangue, la sorella Babel, che invece è il male, però senza dirci, anche perché poi le altre figure femminili, come dicevi tu, hanno tutte anche un ruolo ben definito e un carattere molto forte. Ecco, la mia curiosità era solo capire come hai fatto
a descrivere, cioè a metterti nel, nel, no, diciamo anche un po' nel, in quello che è l'emisfero femminile scritto da Deppo, che non è e perché è un poeta. Cioè, e se un è un poeta, ecco, allora vi leggo proprio un piccolo accenno. Un piccolo accenno. Un poeta, sì. Pagina 6. Ah, pagina 53. Rose ha rotto, si sente? No. Rose ha rotto un specie di incantesimo. Quando rientro in camera mia mi butto sul letto esausto, allungo le braccia, allungo i fianchi, osservo il soffitto. Ora che ricordo più cose, si affollano nella mente come volessero entrare tutte insieme, a precipizio, urtandosi e anticipandosi l'una sull'altra, con un'urgenza facilmente comprensibile, in forza di un bisogno di rivelarsi, intatte la memoria, dopo un periodo di lunga latitanza. Quindi tacendo un po' più vicino. Sì. Sì. Ognuno di loro, chiusa nel bozzolo della singola esperienza, un po' alla volta le riscopro appartenente alla mia vita. Un fatto è certo, ho conosciuto giorni lieti e giorni terribili, strade, persone, braccia bianche e nude, l'angoscia di notti senza sonno, sospiri alla finestra, l'incedere di un'età nell'ombra di un futuro precario, senza senso. Adesso sto recuperando episodi di vita talvolta sotto forme di immagini raccapriccianti. Mi chiedo cosa sia successo di tanto grave che mi abbia portato a vivere senza memoria all'interno di questo palazzo. Busso alla porta di Rose. La ragazza mi invita a entrare. La investo con una domanda. Mi dici cosa è successo? Mi sfugge il ricordo di un evento fondamentale che può essere la causa dei miei guai. Non so di che cosa parli, mi risponde timidamente. Stanotte ho dormito male, ho ripreso a sognare, ho visto immagini terribili. C'è stata forse una guerra? Non sai niente di quello che è successo? No, certe volte mi sento come fossi nel buio di casa mia. Non posso uscire, la casa non ha né porte né finestre, buio totale, eppure è casa mia. La ragazza si siede sul bordo del letto, mormora a testa bassa, tenendo le mani intrecciate. C'è stata la catastrofe. Ecco, io avevo scelto questa per introdurre un po' le figure femminili, ma anche perché Rose rivela a Teo cosa è successo, sì. Ed era quindi un breve cenno sulla catastrofe, sì. Ecco. E poi così collegarci anche alla città, sì. Dove avviene. Beh, il personaggio femminile di Rose è l'unico personaggio positivo. Rappresenta che cosa? L'amore. Lui si trova in una situazione caotica, riesce a recuperare la memoria un po' alla volta, con grosse difficoltà, si trova prigioniero e nel corridoio praticamente esausto, disperato, e si apre la porta e salta fuori questa ballerina che balla. Quindi ecco la musica, la grazia. Quello che dovrebbe essere il prototipo per me della donna, cioè la grazia femminile, che è quella che fa bello il mondo, la bellezza non solo fisica, che ha bellezza in tutto, no? E lui risolve, ecco un risveglio in cui prima di tutto il ballo lo distrae dai pensieri, poi le si accomoda vicino a lui, chiede, fa conoscenza, ecco, le prime parole sono parole di consolazione. Perché se c'è una donna valida in questo mondo è una donna che consola. Perché la donna, e l'ho detto ieri anche in altre situazioni, ha molte, molte più risorse dell'uomo. Beh, adesso non esageriamo, dai. Molte, un po'. Molte, sì. Ha delle capacità di intuizione notevoli. Non per elogiare il sesso femminile, per carità, perché nessuno è perfetto, però spesso e volentieri l'uomo si vede anche dalla donna che conosce o che accompagna, moglie, quello che è, insomma. Quindi
il fatto che lui in qualche maniera risveglia, cioè impara dalla vita, c'è questo amore che sboccia, quindi questa, fra il resto è la persona che dopo l'interrogatorio vede chiaramente quello che è successo, perché lui firma e si pente e lei dice: ma come? Stai tranquillo, tu hai firmato una carta, tu continui a pensare con la tua testa. E lei che dice questa cosa, lui non ci arriva. Ecco, sono quelle soluzioni, io ho notato nelle esperienze mie personali, la donna arriva a delle cose che possono essere anche banali, che però non ci arriviamo noi maschi, forse anche perché non abbiamo questa fluidità di pensiero, questa intuizione, questo anticipare spesso un pensiero. Ecco, e certo che la relazione, il rapporto che ha, è un rapporto molto difficile, considerato l'ambiente in cui vivono, si trovano in questa cupola, che è l'unico luogo dove possono in qualche maniera incontrarsi, e possono levarsi il respiratore e gli occhiali, e se gli occhiali splendono, no? e quindi trovare quella che è la possibilità. Ed è la nota positiva in tutto questo ambiente infernale in cui vivono, c'è una speranza di poter in qualche maniera sopravvivere. Questa speranza è data dall'amore, che per me è il massimo valore esistenziale, che può essere un valore, un amore coniugale, un amore di amicizia, un amore per l'umanità, un amore divino, tutto quello che volete, però si chiama amore. Con la maiuscola. Con la maiuscola. Sì. Brava Maddalena. E grazie. Il libro parla del 2052, e quindi siamo 30 anni avanti, quindi una vita comunque, anche se in mezzo a questa polvere, questo smog, questo scoloramento anche dell'anima, come dicevo prima, però una vita tecnologica molto avanzata. Esatto. Non ci sono i taxi degli autobus normali, sono di elitaxi. Elitubo, ci sono i droni, c'è una grande tecnologia, queste immagini olografiche, no? Ma poi ci sono anche le sfilate, gli inni, no? Cioè è questo mondo inquadrato, quindi mi richiama ancora Marcuse comunque. Sì, infatti. No, ecco. E quindi siamo proprio imbevuti, intruppati, direi, no? In questa società in cui la libertà, ecco, Marcuse comincia il suo libro, l'uomo della dimensione, dicendo: viviamo, mi sembra di ricordare proprio a memoria, viviamo una società lucida, levigata, confortevole. Viviamo una lucida, levigata, non libertà. Non libertà. Non libertà, sì, perché siamo in una gabbia d'oro. Anche questo è quello. È l'inizio, sì. Volevo porre un quesito anch'io, l'autore. Noi abbiamo vissuto un periodo che ha per certi aspetti molto simile al clima di questo romanzo, della primavera del 2020, non l'abbiamo dimenticato, no? Quando abbiamo assistito a patetiche ritorsioni, rivendicazioni della libertà violata, e lì c'era un motivo per cui ci si dovevano accettare le restrizioni del movimento, eccetera, allora si è preso il cane per poter uscire, eccetera, eccetera. Ma c'era un'atmosfera con, vi ricordate quando passava l'autoparlante? Mamma mia, terribile! Di guerra. Aveva la pelle d'oca. Allora, quindi voglio dire, è quasi profetico. Ci sono situazioni nelle quali il totalitarismo e la restrizione della libertà sono, come dire, almeno motivate da pericoli, da rischi di contaminazione, eccetera. Pensiamo ad esempio ad un'esplosione nucleare, anche quella, prima o poi ci sarà, pensiamo a Viano, non è molto lontano, neanche Gedi, eccetera, insomma, tutto il discorso, ma naturalmente costretti a chiuderci in casa perché per ridurre il danno provocato dalle radiazioni. E allora ci sono anche situazioni esterne dove una società irregimentata, l'apparato tecnologico che praticamente ha un potere crescente, una potenza e una capacità di condizionare la vita delle persone,
che è praticamente senza limiti ormai. Pensiamo ai 5G, no? Pensiamo che l'internet delle cose, ma cosa... questo romanzo è la scienza del presente, non del futuro. Siamo già all'interno di questa gabbia onnipresente, impalpabile, invisibile, no? Che ci condiziona. Che ci condiziona. Quando ci pensiamo, diciamo, c'è un moto di ribellione, poi dopo uno fa... cerca di vivere come meglio può, naturalmente, in questa situazione, che è in qualche modo... noi abbiamo un'identità, abbiamo avuto un corso recentemente sul problema della privacy, tutela della privacy, dalla damnatio in memorie del passato alla richiesta di cancellazione dei propri dati da parte delle persone che ritengono di doversi liberare di certi tracce che hanno lasciato, no? Ma in realtà noi non possiamo cancellare niente, perché abbiamo un'identità offline, no? E un'identità online. L'identità online, quella è incancellabile. Anzi, c'è il paradosso per cui se l'amministratore che interviene per cancellare, deindicizzare, insomma, questo addirittura è controproducente, perché è lì che appunto aumenta la probabilità di essere di circolazione dell'informazione. E quindi è una situazione, diciamo, per cui alla fine poi bisogna affidarsi chi ha questo problema si sente perseguitato da tracce che vorrebbe cancellare dal web, no? Tanto vale che lasci correre a passare del tempo, e come fisiologicamente, come la gente, come accade nella vita reale, man mano che passa il tempo, accantoni, nessuno si ricorda più, e quindi così accade all'interno della grande. Ecco, quindi è sicuramente un romanzo, diciamo, molto molto significativo, molto interessante, al di là della scrittura veramente molto piacevole anche da leggere, ecco, come è già stato detto, e devo dire che mi ha colpito, e proprio se pensiamo appunto al presente, non è tanto il futuro, ma il presente, naturalmente con formule che in qualche modo, diciamo, tra virgolette, esagerano certe situazioni, però fanno vedere fondamentalmente quello che accade di fatto. No? E quindi complimenti. E pensare che lui ha scritto prima che succedesse, prima degli altri militari con gli altri parlanti. Prego, scusate. No. Si può intervenire, visto che è una conversazione? Prego, anche il pubblico. Allora, a me ha colpito anche questo incipit, perché un po' per deformazione professionale forse io ci ho visto molto di simbolico, no? Allora, innanzitutto il risveglio io l'ho interpretato come il prima, cioè la vita che questo Teo aveva avuto, era il sogno, era l'utopia, era quello che noi abbiamo sognato e che ancora continuiamo a sognare, perché guai se non sogniamo, moriamo. E quindi c'è il prima, che era la vita vissuta, il sogno, quindi la tua vita, la vita del filosofo, quindi col suo pensiero intatto, con i suoi amori, con la sua vita. E poi invece il risveglio in questa realtà completamente mutata, e in questa realtà, quindi questa prima, io è come se l'avessi vista una scena di film o di teatro, ci sono due colori, uno il bianco e l'altro il giallo della tuta. Allora, il bianco, si dice che il bianco è la somma di tutti i colori, e il bianco rappresenta le possibilità che un soggetto ha, perché sul bianco tu puoi rappresentare qualsiasi colore, no? Il bianco, noi sappiamo, ecco, dico, deformazione professionale, ma il simbolico per noi è molto importante. La nostra vita è fatta di simbolico a livello inconscio, ma insomma.
il bianco è il colore della vita nuova, delle possibilità, del cambiamento. Il vestito della sposa, sì, il bianco. Certo, il bianco, la sposa, il battesimo, no? Nella cultura e tradizione indiana il bianco è il colore del lutto, perché pensano che c'è un'altra vita dopo questa vita terrena. E quindi in teoria potrebbe rappresentare, o rappresenta, questo cambiamento, poi bisogna vedere che com'è il cambiamento. E poi c'è la tuta gialla. Allora, il giallo è un colore particolare, perché è un colore un po' ambivalente, perché è il colore del sole e quindi della vita, no? E potrebbe essere il colore della vita, però anche il colore dell'alienazione. È il colore che rappresenta proprio uno stato di alienazione del soggetto, e quindi tu li hai usati inconsciamente, perché tu hai l'inconscio come ce l'abbiamo tutti noi, poi sei un filosofo, noi psicologi discendiamo, abbiamo avuto la filosofia come madre, come origine dei nostri studi, e quindi queste cose le hai dentro, e non è un caso quindi che hai usato questi colori. Perché poi il giallo è il colore di tutta questa vita alienata, che è una vita alienata che stiamo vivendo noi, come dice il professor Tognoli, alienata e alienante, per cui dobbiamo stare molto attenti e difenderci molto col nostro pensiero, no? Per cui il filosofo, ecco, per tornare anche alla domanda di Orietta, io l'ho immaginato, perché il filosofo? Perché il filosofo mantiene il suo pensiero, come dice lui. Poi lo puoi condividere o non condividere, però il filosofo tiene la barra ferma e dritta e non mi porti via il pensiero, è quello che mi salva, il mio pensiero è quello che mi salva. Quindi la salvezza io la vedo in questo mondo alienato e alienante che noi stiamo vivendo e che può veramente peggiorare, io la vedo proprio nel pensiero. Ed ecco perché noi dobbiamo veramente ribellarci quando vediamo che continuamente i tagli vengono dati alla cultura, perché in Italia la cultura ci tolgono la possibilità. E infatti, ecco, scusa, qua nel libro a un certo punto l'istituzione, il potere, vuole eliminare tutti i libri. Esatto, sì, esatto. Quindi è un messaggio, esatto, un messaggio, ecco, molto importante, che sul quale, ecco, credo che valga la pena riflettere e ragionare, no? Perché le menti, perché poi non è un caso che in questi due anni di Covid le persone siano andate fortemente in crisi, proprio perché non avevano neanche più la possibilità, ecco, di vivere il legame, di confrontarsi, non c'erano gli incontri, non c'erano le conferenze, non c'era il teatro, non c'era niente, non c'erano gli spettacoli, no? Poi mi taccio. E poi il femminile, secondo me, è così come lo vedi tu e come ne hai parlato tu adesso in questo ultimo passaggio, è il materno. È la vita, no? È il materno, quindi che è quella, che è la possibilità di sopravvivere ancora, no? Infatti, l'abbiamo detto questo. Era quello che volevo significare, hai ragione Maddalena, perfettamente d'accordo. Allora, Orietta, ci leggi un altro... Sì, l'ultima lettura, sì. Io direi, ma è un trafiletto sulla città. Magari rimango qui, così si sente meglio. Sì, perché forse si sente meglio qui. Adesso forse l'ha riattivato. Va bene, per quello che dicevo, Maddalena, hai precisato bene. Il maschio non è materno. No. Qua, ecco perché dico che voi donne avete qualcosa di più, appunto perché voi create il mondo... La creazione, quindi è una risorsa enorme. Prego, Orietta. La città scompare alla vista, la sabbia cadendo lentamente sfuttisce la densità delle nuvole che si diradano, non scoprono spazi di cielo azzurro, ma anelli di luce abbagliante che si irradia sulla città e la cieca. In queste occasioni Benserim entra in una sorta di agonia che serpeggia lungo le strade deserte e silenziose. Palazzi e case perdono la loro fisionomia. In poco tempo la vetrata è sporca, impedisce la vista sulla strada. Mi siedo sul bordo del letto, non ho voglia di indossarla tutta gialla, incomincio a darmi irritazione, sento sulla pelle un prurito fastidioso. La indosso, la tolgo, la stendo sul letto, la scruto come fosse una camicia di forza. Sono prigioniero da quando sono in questa stanza. Chissà quanto tempo ci rimarrà.
un uomo senza memoria, tale quale un miserabile. Brava. Ecco, io... Bene, sì. Avrei finito. Sì, ma quindi un libro sicuramente interessante, intrigante da leggere, perché ecco, in qualche maniera ci deve anche stimolare un risveglio nostro interiore, anche per davvero per ribellarci a certe frette, a certe velocità, a cioè una vita così nevrotica e convulsa come quella che troppo spesso viviamo, no? Quindi io direi così, Giorgio, l'ultima parola per me. Sì, speriamo appunto che la tecnologia non comporti una crisi in termini di cultura, che noi apprezziamo, la cultura dovrebbe essere questa, attraverso i social, di opinioni e di situazioni che non sono scientifiche, ammesso che appunto ci sia, ed è convenuto che c'è la libertà di opinione, però bisogna che queste opinioni siano collaudate anche dall'intelligenza, perché nei social noi troviamo tante di quelle stupidaggini e queste c'è una responsabilità anche da un punto di vista soggettivo di dire: io conosco determinate cose perché le ho studiate, non ho la verità in pugno, però posso dire falegname che fa un tavolo, lo fa bene, già come fa le sedie e le fa bene. Cioè, io ricordo un'esperienza di scuola che passando quei libri sotto braccio c'era il contadino che mi diceva: ci sta a studiare, cos'è che studia? La poesia del Pascoli, dicimi la poesia del Pascoli, che io non sono andato a scuola e le dicevo. Intanto guardavo quello che facevo, che faceva, l'orto, quello che era, e io imparavo qualcosa dall'orto. Questo è il discorso, cioè ognuno ha una sua competenza, una sua logica nel comunicare in tutta modestia, in tutta coscienza e buona fede, che si ha tutto da imparare. Non c'è nessuno che può... Ora io leggo delle cose che non stanno nel cielo né in terra, per cui questo è un rischio dopo. Pubblicizzando a quei livelli di comunicazione che semini idiozie, e quindi questa è una cosa e ne vengono raccolte tante. E ne vengono raccolte tante. Ecco. Infatti una buona filosofia dovrebbe servire proprio a sgrezzare, cioè a convincere le persone a tacere se non sono se non hanno fatto un esame. Non è facile. Perché noi diciamo, perché parlare è un bisogno, ascoltare è un talento. Quindi tutti vogliono parlare, dire, ascoltare. È vero. Grazie a tutti.